Buonasera a tutti, siamo nella splendida abitazione, l'abitazione artistica per eccellenza della maestra Anna Maria Bracci per la prima repicture di questa nuova serie con Anna. Benvenuta, e anzi benvenuti noi qui da te, siamo onorati insieme alla nostra Miss Volpa per Art, la splendida Benedetta Tewolde Beran, che cos'ha in mano Benedetta? A te, meglio di te, penso che quest'opera nessuno la può illustrare. Ok. Allora, cosa posso dire? Innanzitutto il problema del nero che si dà o solo nero e non si mescola mai. Esatto. Si vede, perché qui c'è sotto un fondo nero ma non è mai mescolato con i colori. Poi il significato è questa striscia rossa che sembra che spacchi qualche cosa, io l'ho chiamato infatti collisione astrale. Esatto, mi sembra un titolo azzeccato proprio per vedendola, il movimento che c'è in quest'opera. Sì, sì. Qui ho messo delle carte ondulate e qui ho fatto attraversare questi raggi d'oro, diciamo. Comunque sembra uno spacco, dovrebbe sembrare, a parte che il quadro può suggerire anche altre idee. Certo, ognuno poi ci può vedere. Esatto. Quindi, poi ho messo queste carte che sembra che siano così, che si rompono da questo, una specie di fulmine che passa in mezzo. Certo. Ecco. Che è un po' la tua caratteristica di questi ultimi anni, questi inserti materici con una materia ricavata poi dalla carta stessa, cioè nel senso cartone lavorato, sì, da carte, te. Qualunque. Esatto, e colorato soprattutto, notiamo molto la, come ben definito, il colore sfumato, cioè non c'è nulla in quello che fa la maestra Anna Maria Bracci che è casuale, ed è questa forse la tua grandezza. L'idea compositiva, quello che tu batti sempre molto su questo concetto. Diciamo che vogliamo vederlo in un altro modo. Anche così? Si può vedere anche così. Ecco, questa è una bella idea che mi hai dato. Esatto. Perché questo è da suggerire ai nuovi pittori molto bravi, certo. Molto moderni. Cioè il quadro, se è fatto bene, anche un quadro figurativo, può essere girato da tutte le parti. In questo caso, tra l'altro, poi è una bella idea. Quando copriva quasi tutta Benedetta con i suoi capelli sembrava quasi un'installazione, perché quel nero con il nero dei capelli, quindi un'opera sull'opera, un'opera d'arte complessa. Un'altra cosa mi è venuta in mente. Ah sì, facciamo vedere una anche volta, questo. Una volta io ho avuto la visita di un cliente che voleva un grande quadro, adesso ce l'ho piccolo, però allora avevo fatto un grande quadro che rappresentava proprio il volo di Paolo e Francesca dal destino portati, dall'inferno dantesco. Questo grande quadro andava benissimo per questo cliente, però questa persona aveva una parete stretta e voleva una cosa verticale, anche se era figurativo, tipo questo, lo ha messo in piedi e dava la stessa idea. Sembrava comunque un abbraccio. E questo è un dato veramente interessante che prenderò spunto e ti ringrazio anch'io di ricordarlo spesso. Tra l'altro avevi in mano un quadro Cinart, che tu ti sei ispirato al film Al di là delle nuvole di Antonioni, l'ultimo film prima che morisse il grande regista, che avevamo presentato proprio alla Fabbrica del Vapore recentemente, però si adattava bene per fare questo esempio. Un esempio che farò mio, e quindi ti ringrazio anche per questo suggerimento. Ringrazio te, ringrazio Benedetta, ringrazio il nostro grande Orson dietro la macchina da presa con questa bellissima Cinart nella casa della grande maestra Anna Maria Bracci. Bellissima repicture, un nuovo modo per presentare l'arte. Grazie. Grazie a voi.